poi niente, oggi sul balcone di casa mia ho cominciato a scrivere una nuova storia ambientata nel mondo emerso. Mazza, tutti così contenti. E quella non lo so quando uscirà, cioè insomma, la sto scrivendo, forse a fine anno, però insomma. Non c'ho. Il fatto che tu non ti sia portato sotto vuol dire che ti è piaciuto. Esatto, mi sono commentata tantissimo. Cioè, io come al solito stavo benissimo perché mi siedo, cambio la colazione perché ci ho messo le impronte, mi risiedo e ci ho avuto questi primi 5 minuti. Sono già questa parte. E ci ho avuto questi primi 10 minuti veramente di crisi, nel senso che non. Cioè, era un attimo. Perché era tanto che non scrivevo. L'ultima cosa che ho scritto è stato sto racconto. Che l'ho scritto a gennaio, quindi per me è parecchio, 2 mesi che non scrivo niente. E poi c'è questo momento iniziale, sembra che faccio da come comincio? Poi ho trovato l'inizio, mi sono commentata da morire, ho scritto queste 10 pagine, credo, e mi sono esaltata tanto. Ma io lascerei le domande a voi, se avete qualche curiosità, qualche cosa da chiedere. Vedo qualcuno che sta di zinco al capetto. C'era pure un cane prima, che ne ha fatto? Sì. Non c'ha autozante, però. Non c'ha autozante. Io dovrei sempre sputare. Madonna mia. In effetti ho tutto questo inquinamento. Come il pesce a 3 occhi dei Simpson. Oppure come quello meraviglioso che sta qua. C'è la statuina dello scoiattolo con 100 occhi del film dei Simpson. Meraviglioso. Niente. Portare pazienza. No, praticamente o c'è una domanda o la chiudiamo e finché non arriva la domanda non nasce più nessuno. Sì, oppure faccio come... Quando ero studentessa facevamo gli incontri con l'autore a scuola e una volta viene questa signora, si chiamava Eugenia Tantucci, che aveva scritto questo libro, nessuno gli faceva domande, si è alzata in piedi e ha cominciato a indicare a caso nella folla. Tu, fammi la domanda! Io prudentemente stavo all'ultima fila, proprio in fondo, così sto bella sicura. Wow, che donna presuntuosa c'era. No, ma era anche simpatica, devo dire la verità, a me non era piaciuto tanto il suo libro. Però lei, insomma, era simpatica. C'è perso di una tragedia, si spera. Come si fa? Io vedo anche facce note, quindi potrei andare a pescare tra le facce note. Vabbè, se vedete, dici troppo, nessuno ha le curiosità. Sì, che tua soggezione, no? Dai. Ah, arriva la domanda. Hai già idea se si possa trattare di una nuova trilogia o è sarà un libro? Sì, tendenzialmente lo immaginavo come una nuova trilogia. 3x3? Esatto, quindi facciamo la enneologia. Sì, l'ho immaginata come una nuova trilogia, però adesso mi sto concentrando, cioè, solo sviluppo più o meno di tutta la storia nell'arco di 3 libri, però ancora mi sto concentrando sul primo. Avete altre domande? La vostra, no, si deve aiuto qualcuno della FNAC, sì, che ci sa di questa situazione. Quando hai cominciato a scrivere e chi sono gli autori fantasy che ti hanno ispirato per scrivere fantasy? Dunque, a scrivere ho cominciato a 7 anni. Era praticamente una... Malissimo. Sì, cioè io ho riletto... Tutti iniziano malissimo. Ah, ma pensavo voi... malissimo che cominciò, sì, no, facciamo schifo. Io scrivo le favolette, i miei genitori me le hanno rilegate in un libro che si intitolava Le mille e una licia. E io un po' di tempo fa ero andata a ramanare tra queste favolette per trovarne una da mettere online, così, per divertimento. Cioè, è stato un incubo perché non avevo né capo né coda, era una cosa veramente allucinante. Quindi alla fine ho beccata una sola che aveva uno svolgimento di questo nome, ma erano orribilanti. Poi c'era stato il romanzo a 8 anni che si intitolava Cindy e Bindi, ispirato a Lovely Sara. Questa è gente che compra i tuoi libri, che tu a 9 anni hai scritto una trilogia. Sì, è i fratelli Gramazzo, ho scritto a 9 anni. E insomma, quella roba lì, poi c'ho avuto un buco praticamente fino ai 21 in cui scrivevo principalmente il diario e racconti assolutamente illeggibili. Io quel periodo lì la chiamo la sindrome di Joyce, cioè gli adolescenti attraversano questo periodo in cui sono convinti che poter essere interessanti e dire qualcosa bisogna scrivere in modo incomprensibile. Quindi facevo, ad esempio, la notte dei miei 18 anni, non riuscivo a dormire, ho fatto queste 5-6 pagine di diario come flusso di coscienza, senza né un punto né una virgola, una cosa assolutamente illeggibile e orribile. Poi continuavo questi racconti allucinanti, cioè mi ispiravo alla mitologia e reinterpretavo la mitologia dei racconti. Poi per grazie a Dio mi sono resa conto che non era assolutamente il mio mestiere, che dovevo cominciare con le cose semplici, quindi racconti un po' più lineari, una scrittura
che fosse più semplice, quella tramite la quale potessi concentrarmi maggiormente su cercare di comunicare determinate emozioni, e a 21 anni ho scritto le cronache del mondo emerso. Il fantasy in realtà non è stata una scelta, nel senso che questo famoso periodo di buco tra i 18 e i 21 anni, cercavo disperatamente una storia intorno alla quale andare a far coagulare tutte le idee che mi giravano in mente, però non la riuscivo a trovare. E quindi poi mi è venuto, io avevo questa abitudine che adesso purtroppo ho perso proprio per mancanza di tempo, cioè quando andavo a scuola, andavo all'università, prima di addormentarmi avevo l'abitudine di raccontarmi delle storie, che erano proprio dei libri, perché io notte dopo notte continuavo la storia proprio come se stessi leggendo, e una sera di queste mi è venuto in mente il personaggio di Mial. Quindi il fatto che sia stata proprio una storia fantasy evidentemente sa significare che è un'ambientazione che mi appartiene molto, nella quale mi muovo molto bene, tant'è vero che continuo a scrivere storie fantasy, alla fine anche quel racconto ha un elemento fantastico, sì, chiamiamolo fantastico, abbastanza forte, cioè comunque questo senso del paradosso che fa parte del mondo del fantastico. E quindi autori fantasy che mi hanno ispirato in realtà non ne ho. Ho un'ispirazione per il primo libro che però non è uno scrittore, ma è un autore di fumetti, che è Taro Miura, l'autore del mio fumetto preferito, non manga, è scritto al Berserk, che è un fumetto che sinceramente io trovo non abbia niente da invidiare a molti libri, cioè almeno fino a un certo punto, poi dopo c'è un crollo netto della qualità della produzione del povero Miura. Ma prima è una cosa veramente straordinaria, c'è una profondità dell'indagine psicologica dei personaggi, una maturità di trattare determinati temi, anche proprio una bellezza del tratto, del disegno straordinario, quindi quello mi ha ispirato molto. Poi in seguito ho letto un autore fantasy, mi piace da morire, che è Jonathan Stroud, che è uno scrittore inglese che ha scritto la trilogia di Bartimeo, che si compone di L'amuleto di Samarcanda, L'occhio del golem e La porta di Tolomeo. E il sottogenere è quello, diciamo, di Harry Potter, nel senso che anche qui il protagonista è un mago. Però sono dei libri più profondi per certi versi Harry Potter, nel senso che hanno più piene di lettura, per cui un ragazzo ci vede soltanto delle cose, un adulto ce ne vede anche delle altre, ed è questa secondo me la loro grandezza. Poi sono divertentissimi, lui ha un'ironia straordinaria, a me piacciono da morire, tant'è vero che è l'unico autore al quale ho scritto, siccome lui viene pubblicato in Germania dalla mia stessa casa editrice, mi sono fatta dare truffaldinamente l'indirizzo e ci siamo scritti per un po' di tempo queste mail lunghissime in inglese. Io tra l'altro in inglese insomma non lo parlo per motivi di lavoro, però non è che lo scrivo con tanta fluidità, quindi ci mettevo i giorni che scrivesse le mail. È stato fantastico, poi ce ne ha un po' persi, però mi piace moltissimo. Nel terzo capitolo delle guerre del mondo emerso non sono riuscita bene a capire che fine fa Non l'ha capito nessuno. Questa è la domanda. Forse neanche. E la domanda mi fa un pieno assoluto. Ovviamente anche lì il finale viene lasciato appositamente aperto, cioè il fatto che Sam vada via è perché farà una determinata fine che io ho bene in mente. E che in qualche modo verrà, farà parte ovviamente di un prossimo libro che sto scrivendo. Uno è curioso di sapere che fine hanno fatto gli altri personaggi, quindi sicuramente si saprà Sam che fine ha fatto. Una domanda, quindi è una mia ignoranza sul fantasy. Nel fantasy non esiste quindi il finale morettiano, cioè in cui un personaggio prende e se ne va e non c'è un motivo. E se gli fai una domanda all'autore, l'autore si incazza perché sei un ignorante e non hai capito. No, ecco, questa è la cosa bella, che c'è, siccome nessuno ci calcola noi autori fantasy, tendiamo tutti quanti a essere molto, cioè non è che ci consideriamo perché. Che devi dare in giro, perché. No.